Ciao ragazzi, siamo con Mirko Calemme, corrispondente in Italia di AS, il giornale spagnolo, e proprio con lui parliamo di un giocatore spagnolo, ovvero Brahim. Ecco Mirko, tutti si chiedono cosa succederà alla fine della stagione con Brahim, perché il Milan sembra volerlo tenere, però l'ultima parola spetta al Real Sì, Madrid. assolutamente, grazie innanzitutto per l'invito. Brahim, io faccio un'enorme fatica a sventolare certezze, nel senso, c'è una corrente che lo vede al 100% al Real Madrid, ed è vero, insomma, che c'è una parte della dirigenza, che il Real Madrid ha sempre avuto grande fiducia in Brahim, non a caso ha investito quasi 20 milioni per prenderlo dal City, non ha mai voluto concedere, diritti di riscatto a vantaggio del Milan perché voleva gestire la sua crescita. Però ci sono un po' di situazioni ancora in ballo. Innanzitutto i rapporti tra Milan e Real li conosciamo, Sono sono ottimi. ottimi, quindi questo è un fattore importante secondo me di questa operazione. Poi c'è da capire cosa accadrà del Real, chi resterà, perché Asensio, che Chi è se che va, può partire al Real? cioè, Ceballos, Asensio, sono due uscite possibili, probabili. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibilità di Asensio di rinnovare il suo contratto e quindi restare, e quindi secondo me anche lì potrebbe influire un po' sulla scelta definitiva del Real Madrid. Il calciatore da parte sua, ovviamente legatissimo al Real, ci mancherebbe, ma comunque ormai si è sviluppato un rapporto molto 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 importante col Sì, Milan. vero. Quindi dobbiamo aspettare, vedere come si evolve la situazione dal punto di vista dei Blancos, su chi uscirà effettivamente, e poi inevitabilmente Real e Milan si siederanno a parlare e decideranno. Però, ripeto, una parte del Real, ma arrivano conferme sul fatto che vuole puntare su Brahim. Però io uno spiraglio rossonero lo voglio lasciare ancora. Ma secondo te incide su questa trattativa il possibile ingresso in Champions League del Milan? Cioè, se il Milan va in Champions, probabilmente avrà anche più budget per and andare a definire alcune operazioni, quindi magari si vuole aspettare anche la fine dell'anno per questo. Quello incide su tutto, incide su tutto. Qualsiasi operazione, qualsiasi rinnovo, per le squadre italiane soprattutto la Champions cambia la vita. Quindi inevitabilmente inciderà anche su Brahim. Non credo tanto sulla volontà del calciatore, che in questa trattativa è relativa, Sì, è perché vero. dipenderà tutto dai club, e comunque Brahim, ripeto, è legatissimo al Real, ma ormai è molto legato anche al Milan, che lo ha fatto esplodere. Ma cosa si dice in Spagna di Brahim? Cioè, che tipo di giocatore viene, come Guarda, viene i visto? tifosi del Real Madrid lo adorano, cioè Ah. tutti gli articoli che io scrivo su Brahim diventano immediatamente più letti su Ah, AS, ok. perché loro, allora, la mentalità degli spagnoli, del Real Madrid, con i giovani giocatori, Brahim non ha fatto tutto il percorso della cantera, però comunque è un giovane sul quale il Real ha puntato, loro giovani di talento li adorano. Poi c'è da dire che Brahim arrivano, ovviamente le giocate che ha fatto nelle partite più importanti arrivano, Sì. e Beh, Brahim sembra che i big match siano il suo habitat comunque ha naturale. segnato al Napoli, ha segnato Alla alla Juventus Juve, due volte con dei a gol bellissimi. Londra Allora, il col... gol che ha portato il No, Milan scusami, col Tottenham in a casa. Milano, Sì. il gol che ha portato il Milan ai quarti dopo 12 anni l'ha fatto lui. La partita, io ero al Maradona come te, il primo tempo che ha fatto col Napoli è stato straordinario. Me lo ricordo anche un primo tempo con l'Atletico, non so se Sì, te lo ricordi, che fece certo, vero. prima, che poi si infortunò, e anche lì fu il trascinatore della squadra. Quindi al madridismo piacciono questi aspetti di un calciatore, che non gli tremano le gambe nei momenti importanti, perché al Real Madrid, se hai questo tipo di carattere, arrivi lontano. Senti Mirko, ultima domanda, ma la valutazione, quanto può valere Brahim? Perché il Milan credo che massimo si spingerà sui 20 milioni, Qualcosa in qualcuno più. dice addirittura anche meno di 20, ma ce la farebbe il Milan con meno di 20 milioni a Per prendere me no, perché Brahim? considera che il Real è quello che ha pagato per prenderlo dal City, quella cifra. Quindi qualcosa in più inevitabilmente, anche perché parliamo di un calciatore che si è rivalorizzato, che è Certo. cresciuto, che è stato protagonista in Champions League, ha riportato il Milan con un gol ai quarti. Quella non è una cifra, secondo me, che si può spendere per Brahim adesso. Però vanno anche considerati i rapporti tra i club, quindi magari puoi trovare una formula diversa, puoi Ah, prolungare e fare un certo. riserva. Io non sarei netto su questi aspetti, perché i rapporti sono così fluidi tra Milan e Real che è difficile. Oggi devo puntare un euro, dico torna al Real Madrid, perché me lo dicono tutti Ok. e sembra così. Io però, ripeto, la lascio uno spiraglio, perché non ho ancora chiaro effettivamente chi resterà al Real, e non ho ancora chiaro se poi il Real a quel punto vorrà puntare su Brahim al 100%, oppure se non deve puntare su Brahim, il primo club che chiama è comunque il Milan, per mille Certo. motivi.
E quindi poi starà al Milan a decidere cosa fare con Brahim. Io voglio solamente ricordare i numeri di Brahim Diaz che sono in crescendo rispetto alla prima stagione, perché nel suo primo anno, nel 21-22, 27 presenze, 15 da titolare, 3 assist e 5 gol. Nell'anno 21-22, l'anno scorso, l'anno dello scudetto, 29 presenze, 26 da titolare, 4 assist e 4 gol. Quest'anno 22-23, ben 34 presenze, 26 da titolare, 4 assist e 6 gol per Brahim Diaz, che comunque sta aumentando il numero di reti e ci sono ancora diverse partite di campionato, più il ritorno di Champions League contro il Napoli al Maradona in programma martedì, quindi sostanzialmente ci sono ancora delle partite da poter giocare per migliorare i suoi numeri. Vedremo quale sarà la scelta. Per quanto riguarda invece la partita contro il Bologna, io ricordo che oggi la squadra è in partenza da Milano nel pomeriggio, raggiungerà Bologna in serata. Non c'è stata la conferenza di mister Stefano Pioli, però è previsto ampio turnover, maxi rotazione per il Milan a Bologna. Ne cambia tantissimi Stefano Pioli, probabilmente l'unico vero certo di un posto tra i titolari rispetto alla formazione che il Milan ha schierato nelle ultime partite è Maignan, perché il resto dei titolarissimi del Milan dovrebbero riposare, a partire da Olivier Giroud, passando per Sandro Tonali, per Tomori, per Calabria, lo stesso Simon Kjær. Ecco, su Simon Kjær possiamo dare una notizia. Non partirà nemmeno per Bologna perché giustamente Stefano Pioli non lo schiererà, lo vuole preservare in vista della partita contro il Napoli. Questo fa capire che sarà Simon Kjær il titolare contro il Napoli per marcare Victor Osimhen al Maradona nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions. Sarà duello tra Simon Kjær e Victor Osimhen, che oggi, secondo quello che ha detto Spalletti in conferenza stampa, verrà convocato per la partita contro il Verona. Non dovrebbe giocare dall'inizio, panchina per Osimhen, perché poi giocherà dal primo minuto contro il Milan in Champions. Dunque, verrà preservato Kjær, non partirà nemmeno per Bologna perché ci sono altri quattro centrali utilizzabili e dovrebbero giocare Kalulu insieme a Malik Chau. Dovrebbe essere questa la coppia di difensori contro il Bologna, con a destra Florenzi, addirittura a sinistra si parla di Ballo Touré, è stato provato lui. A centrocampo probabilmente vedremo i giovani Pobega e soprattutto Vranckx, che ha giocato pochissimo in questa seconda parte di stagione, importante occasione per lui. Lì davanti c'è la possibilità di vedere di nuovo Rebic e Origi, che purtroppo non hanno fatto bene quando sono stati schierati insieme, e attenzione anche a De Ketelaere, che non gioca dall'inizio da 40 giorni. L'ultima volta è stato contro la Fiorentina, match che purtroppo non è finito bene per il Milan. Il Milan ha perso a Firenze, non ha giocato neanche una partita, come dire, una partita importante. Il Milan in quella gara lì, non, dal punto di vista del gioco, l'aveva completamente sbagliata. Probabilmente pensava già agli altri impegni europei, però evidentemente ora è una grossa chance per le seconde linee. Chi non gioca spesso ha questa opportunità di giocare di più contro il Bologna, di giocare da titolare. E quindi vedremo, finalmente vedremo volti nuovi, finalmente vedremo gente nuova e vedremo anche di cosa insomma proporranno, ecco, durante questa partita col Bologna. Una grande occasione. Tra l'altro, nel Bologna mancano giocatori importanti, manca Arnautovic, manca Soriano e ci sono anche delle assenze importanti come quella di Orsolini. Quindi al Bologna togliamo Orsolini, Arnautovic e Soriano, comunque togliamo tre giocatori
di livello importanti per la squadra di Thiago Motta. Sicuramente il Milan con le seconde linee sicuramente non ha la stessa forza, la stessa qualità sia tecnica che tattica dei titolarissimi, però è anche un'occasione per loro per dare un segnale a Stefano Pioli in vista di questo finale, perché mettiamo che uno di questi giocatori o più giocatori fanno bene contro il Bologna, possono anche crearsi l'opportunità di giocare più avanti e di ritagliarsi spazio. Quindi confermata la rivoluzione, confermato il maxi turnover, Pioli ne cambia tantissimi, vedremo. Ho visto anche il vostro i vostri commenti, al 60-70% siete d'accordo con la scelta di Pioli di questo super turnover. Vedremo gli effetti sulla partita domani ore 15 al Dall'Ara Bologna-Milan. Ci vediamo domani mattina con le ultimissime sul match e su tutti gli altri argomenti.